Buon pomeriggio, oggi ultimo appuntamento prima della pausa estiva con il grande trasloco. Siamo in compagnia di Francesca Mannocchi, giornalista e autrice di reportage e inchieste in tutto il mondo e autrice anche del libro Bianco e il colore del danno, uscito per Einaudi. Ciao Francesca e grazie per essere con noi oggi. Grazie a voi dell'invito e buon pomeriggio. Abbiamo chiamato con noi proprio per affrontare il tema del viaggio, lo spunto del viaggio, ma da un altro punto di vista, non tanto quello delle persone che si preparano a una vacanza, che si preparano appunto a scoprire possibilmente in modo sostenibile. Abbiamo ragionato di biciclette e di cicloturismo con Giovanni Storti di Aldo Giovanni e Giacomo. Ad esempio, ma con te invece vogliamo affrontare il tema del viaggio, quello delle persone a cui spesso è negato il diritto di spostarsi. Tu, lavori in tutto il mondo, perché il tema delle migrazioni è diventato così importante, fondamentale anche nel tuo lavoro o in generale, deve esserlo nella narrazione dei giornalisti? Ma il tema delle migrazioni, io ho solo un leggero rientro, ok? Il tema delle migrazioni, purtroppo, prima di diventare un tema di dibattito e di discussione, è diventato negli ultimi anni un tema strumentale alla politica. Quindi ha smesso di essere purtroppo un tema di dibattito e è diventato un alibi di tifoserie. E questo ha reso la discussione intorno a un tema così complesso come il fenomeno migratorio, una opposizione piuttosto sterile tra due, appunto, tifoserie opposte. Le tifoserie, naturalmente, lungi dal determinare e da generare delle opinioni, generano, piuttosto degli enunciati, quindi come dire, noi possiamo segnare delle date di passaggio negli ultimi anni, delle date in cui si sono verificati degli eventi spartiacque, sicuramente diciamo, gli anni a cavallo tra il 2014 e il 2015 che hanno cambiato la natura, la forma imprenditoriale, passatemi il termine, del funzionamento delle migrazioni nel Mediterraneo centrale e naturalmente il 2017, cioè l'anno degli accordi italo-libici, governo Gentiloni, primo ministro degli interni Minniti, che hanno diciamo, in qualche modo segnato un modello che a livello europeo era stato anticipato l'anno precedente con l'accordo tra l'Europa e la Turchia di Erdogan, che era visto come necessario dai governi europei che si sono dimostrati inabili a gestire quella che allora definimmo, secondo me, assai impropriamente la rotta balcanica e assai impropriamente perché quella era una rotta europea, soprattutto era una rotta siriana, e a forza di parlare, come dire, di rotta balcanica abbiamo obliato, dimenticato e oscurato le storie delle persone che hanno attraversato i confini europei, e cioè no, circa 900.000 siriani. E diciamo, a seguito del 2017, che intendiamo nella discussione su migrazioni come anno spartiacque, per varie ragioni, non solo perché sono state di fatto legittimate delle istituzioni, legittimate e create delle istituzioni in un paese così instabile come la Libia, istituzioni che prima non c'erano, penso alla zona di ricerca e soccorso nel Mediterraneo che non esisteva prima degli accordi italo-libici del 2017, che è stata creata per fare in modo che quei respingimenti che a noi sono vietati dal diritto internazionale diventassero possibili perché delegati a un altro Stato. E questa, diciamo, di fatto creazione di istituzioni che prima non esistevano ha allontanato, ecco, diciamo, nel gergo delle tifoserie, no? L'esternalizzazione dei confini, ma ben prima e soprattutto è l'assenza dei testimoni della Libia, e per testimoni intendo giornalisti, le ONG che sono state costantemente
criminalizzate. Adesso la nave di Medici Senza Frontiere, che è tornata in mare da poche settimane, è già di nuovo ferma nei porti siciliani, e si è creata, secondo me, una grandissima, faticosissima da recuperare, confusione lessicale, per cui mentre fino al 2017 il dibattito su chi, diciamo come me, si occupa un po' di cercare di capire come si evolvono e come funzionano i fenomeni migratori, la discussione, dicevo, allora era ancora su come integrare, no? Come si fa ad integrare. Dal 2017 in poi la discussione è diventata come si fa a respingere. E quindi siamo tornati indietro anni luce, decenni, sulla discussione rispetto al fenomeno migratorio, e mi sembra che la situazione sia, se possibile, ancora peggiorata, perché ormai questa idea del confine esternalizzato e questa idea del delegare a paesi terzi una responsabilità che ci impongono le convenzioni di cui siamo firmatari è ormai diventata luogo comune, direi. È ormai diventata prassi, e da questa prassi tornare indietro sarà molto faticoso. È ripetuto più volte la parola confini, no? Se tu dovessi spiegare, penso anche a un bambino, che cos'è per Francesca Mannocchi un confine, come lo racconteresti? Lo racconterei come un'illusione, come un'illusione non sempre positiva. Il confine è una creazione dell'uomo, e questo, diciamo, lo dimostra il professor Stefano Allievi, che nel suo libro sulle migrazioni parte dicendo: se la storia del genere umano fosse fatta di 24 ore, per 23 ore l'uomo sarebbe stato nomade e per un'ora stanziale. Ecco, questo è diciamo un paragone che ci fa intendere con facilità quanto la mobilità sia il dato naturale dell'uomo e non il contrario. Ecco, dunque, penso davvero che il confine sia il confine fisico, appunto, sia una costruzione culturale determinata dall'uomo. E che oggi, diciamo, abbia delle conseguenze molto gravi e faticose da recuperare in termini di linguaggio, in termini lessicali. Faccio sempre con i ragazzi che incontro nelle scuole e che sono nati dopo il 92 e il 93, insomma molti sono dei primi anni 2000, a volte mostro le immagini dell'Avlora, era il 1992, il 1993, a cavallo di quegli anni arrivarono sulle coste pugliesi circa 300.000 cittadini albanesi. Quando sbarcò l'Avlora c'erano 20.000 persone, 20 o 30.000 persone su un'unica nave, erano quasi, diciamo, indistinguibili quelle persone a bordo di quell'imbarcazione, e però quando penso a come noi nel 92, nel 93 sentivamo chiamare i cittadini albanesi che arrivavano in Italia, li sentivamo chiamare stranieri, non li sentivamo chiamare migranti. Ora, se ci pensiamo, tra la parola straniero e la parola migrante c'è un mondo di interpretazione e di integrazione possibile in mezzo, e io credo che tutte le locuzioni più o meno burocratiche che sono seguite alla creazione e imposizione di confini materiali abbiano, se possibile, allontanato ancora di più, reso ancora più problematica la percezione dell'alterità, la percezione dello straniero, la percezione dell'altro. Se pensiamo solo che i ragazzini che viaggiano da soli attraverso varie rotte, quelli che arrivano dall'Afghanistan, quelli che arrivano dal Sud America, quelli che arrivano dal Mediterraneo centrale, dall'Africa occidentale e orientale, noi li chiamiamo minori non accompagnati, che è una locuzione che a me fa rabbrividire, perché come tutte le locuzioni burocratiche
manifestano un timore di chi deve descrivere. È come migrante versus straniero, minore non accompagnato o ragazzino che viaggia da solo in mezzo al deserto, raccontano due storie diverse, pur dicendo in teoria la stessa cosa. È importante, credo, riflettere sia sulle parole che sulla memoria, no? Tu hai citato il libro del professor Allievi, quindi una memoria profonda, hai citato profonda nel senso storico del termine, hai citato anche una memoria più a breve termine, no? Che magari le persone della nostra generazione hanno e altre no, quella dell'arrivo delle prime navi cariche di stranieri dall'Albania in Italia. Prima hai parlato anche di date spartiacque, no? Tu adesso stai preparando una missione in Afghanistan. Sono passati 20 anni dall'inizio di quella guerra. Forse non la pensiamo più, non la immaginiamo nemmeno più, né consideriamo le conseguenze che probabilmente in qualche maniera impattano anche sulla situazione che viviamo oggi. E questo credo che sia determinato esattamente da quel processo di tifoseria che ha sostituito la pubblica discussione, appunto adesso tanto per citare autori a pioggia, no? Ce lo insegnava Habermas, la storia è critica dell'opinione pubblica, come si crea l'opinione pubblica, quali sono i mezzi, gli strumenti di cui per riconoscersi una comunità si deve dotare, e naturalmente tutto parte dal linguaggio, tutto parte dalla condivisione dei messaggi e delle informazioni. Ora, tutto si può dire tranne che nell'epoca che viviamo non ci sia uno straordinario accesso alle informazioni, uno straordinario accesso alle testimonianze, una straordinaria illusione di ubiquità. Ora, questa illusione di ubiquità ha, secondo me, è stata in parte segno di democrazia informativa, e in parte è stata anche il trionfo della confusione, per cui noi oggi vediamo i corpi dei ragazzini sulle spiagge libiche e ricordiamo il corpo di Aylan Kurdi sulla spiaggia di Bodrum in Turchia, ed è tutto un grande indistinto nel tempo e nello spazio, perché abbiamo bisogno ci siamo abituati all'idea che l'indignazione momentanea episodica sia sufficiente come pubblica opinione, non come dire decisori politici. Perché dico questo rispetto all'Afghanistan? No, appunto, ce lo dicevamo ieri al telefono parlando, questo è un anno un po' curioso, no? Perché si celebrano anniversari importanti di molte cose che poi, se le guardiamo bene, sono tutte tra loro collegate. È il decennale delle primavere arabe, è il ventennale di Genova, è il ventennale delle Torri Gemelle, è il ventennale dell'inizio della guerra in Afghanistan e così via. Siamo diventati la società del ricordo, della celebrazione, che rende tanto più evidente quanto siamo parallelamente incapaci di interpretare le cose che ricordiamo, no? Serve ricordare senza aver capito, insomma, ma non possiamo giustificarci come prima, perché noi sappiamo quello che succede. Ora, e credo che su questo l'Afghanistan sia come lo era forse l'Iraq nel ritiro delle truppe del 2010, anzi a maggior ragione che abbiamo questo precedente storico, una decisione profondamente ingiustificata e grave, proprio perché già possiamo prevedere passo dopo passo quello che succederà, e che in Afghanistan sta succedendo con una rapidità
abbastanza straordinaria, cioè il contingente americano si sta ancora ritirando e i talebani hanno iniziato una campagna di rioccupazione di tutte le province che non controllavano. Ora, mi è capitata una cosa curiosa che lega un po' i destini del contingente americano in Iraq e in Afghanistan. Una volta stavo parlando con un ragazzo di Mosul, con quella classica, direi, atteggiamento tronfio e la protervia di noi giornalisti occidentali che pensiamo di aver capito tutto e invece non abbiamo capito niente. E stavo lì a pontificare su quanto fosse stata, diciamo, un errore l'occupazione americana del 2003 e via discorrendo. L'evento anche lì che ha generato tutti i mali. E questo ragazzo mi ha lasciato parlare e poi a un certo punto mi ha detto: vedi, per noi iracheni è stato più grave il 2010, cioè quando gli americani se ne sono andati illudendosi e illudendoci della missione compiuta senza un progetto, dopo 7 anni di, chiamiamolo, occupazione, è stato più grave quello che il 2003. Perché quello ha lasciato campo aperto ad un caos politico, militare e sociale da cui noi non ci siamo ripresi e che ha generato tutto quello che abbiamo visto poi nel suo picco massimo Daesh e nel picco leggermente meno massimo una forma di corruzione talmente endemica che rende l'Iraq un paese di fatto non vivibile per una società civile di un paese sano. E questo è, diciamo, chiama in causa le strategie e la geopolitica per i paesi occidentali, ma chiama anche, diciamo, e questo mi riguarda da osservatrice, e poi chiama in causa noi come cronisti e narratori che smettiamo di raccontare le cose quando sembrano a noi o a chi ci fa scrivere leggermente meno sexy. Quindi, che parliamo a fare dell'Iraq, tanto la guerra è finita, che parliamo a fare ancora di questi figli dell'ISIS, ma chi se ne frega, no? E questi sono ragazzini nell'ordine delle migliaia che stanno vivendo in maniera drammatica in campi profughi in Iraq, nel nord della Siria, e ci ricorderemo probabilmente, verosimilmente, di loro soltanto quando uno di loro si farà saltare in aria in una metropolitana di una qualche capitale europea tra 10 anni. Sì, è un tema della necessità della analisi della complessità, no? Che probabilmente abbiamo perso, che ha perso la società, che abbiamo perso anche noi come giornalisti, perché magari siamo più legati a chi ci invita a tralasciare un argomento e a non seguirlo con continuità, perché dopo un po' perde appeal. Questo probabilmente è ciò che limita anche la portata e la capacità di modificare le cose, no? Pensavo, adesso cito anch'io un'autrice, Carla Benedetti, che per Einaudi sempre ha scritto un bel libro, si chiama La letteratura ci salverà dall'estinzione, affronta il tema del cambiamento climatico e di come ci sia un limite nella capacità dell'intellettuale, della letteratura, di affrontare questo tema riuscendo a suscitare empatia e quindi a muovere le persone, no? Allo stesso, credo sia, mi ci hai fatto pensare prima parlando delle migrazioni, del racconto delle migrazioni, delle foto che veniamo davanti, che ci siamo trovati davanti spesso e che ci rimandano soltanto a un'indignazione momentanea. Nel tuo libro Bianco è il colore del danno, tu racconti o tieni insieme la tua vita da inviata con la scoperta di una malattia che hai fatto tra l'altro anche mentre ti trovavi in Sicilia per una missione sul fronte dell'accoglienza degli stranieri, o diciamolo così per non usare la parola migranti, che ho capito che non è che non ti piace. E nel libro a un certo punto scrivi dove finisce la razionalità dei razionali di fronte alla malattia.
in che modo hai affrontato questa scoperta per poter continuare a fare e affronti questa situazione per poter continuare a fare il tuo lavoro come fai, con la passione che chiunque abbia ascoltato fino adesso questa nostra intervista percepisce, perché lo si vede negli occhi mentre racconti il tuo lavoro. Allora, una piccola premessa la faccio doverosamente per chi magari ci ascolta ed è, come dire, fratello o sorella di medesimo destino, che le cose che racconto della mia malattia io le racconto, diciamo, da una posizione fortunata, che è quella di una persona che non ha avuto ancora, spero mai, delle ricadute invalidanti. Quindi, diciamo, ecco, parlo da una posizione più fortunata di altri, ecco. Però da questa posizione fortunata, che pure è comune a migliaia di persone in questo paese, un numero inimmaginabile, diciamo, l'approccio che provo a tenere finché dura è non se fare, ma come fare, che più o meno è quello che dovrebbe, salvo quando perdiamo la pazienza, animarci quando lavoriamo, no? Cioè trovare il modo di fare spazio, ecco. E nella gestione di questa fatica ho provato a declinare il metodo che metto in pratica quando lavoro, e quindi, diciamo, in questo senso il bianco non è diverso dagli altri miei libri. C'è stato un lavoro di ricerca, un lavoro di analisi, un lavoro sulla parola, quindi un lavoro letterario, e poi c'è stato un lavoro di grande pulizia. Ecco, questa è stata, come negli altri libri, la cosa un pochino più faticosa, cioè scrivere e poi pulire la scrittura, che è un esercizio che dovremmo fare tutti noi ogni giorno, dalla mattina alla sera, cioè trovare un altro modo per dirlo, veramente. E quello che ecco, io non sono, non sarò mai una di quelle persone che, di fronte all'esperienza di un danno, di una malattia, di un incidente, di un evento inaspettato, in qualche modo interpreta questo accadimento come un dono, un regalo, giammai. Quello che però credo è che, credo perché lo vivo, e quindi vale il niente che vale perché lo vivo, che l'esperienza di una malattia sia a volerla usare bene, perché tanto è arrivata per restare, una leva, un forcipe, e tira fuori delle cose che una distratta condizione dei sani talvolta nasconde, ma nasconde per pigrizia, perché da sani siamo tutti un po' più pigri che da malati, perché pensiamo che il tempo abbia una durata infinita quando non ce l'ha, perché pensiamo di poter determinare delle cose che in realtà scopriamo non possiamo determinare, perché pensiamo di avere il controllo sulle cose e in realtà, ecco, ce ne siamo accorti un po' tutti nell'ultimo anno e mezzo, noi questo controllo non ce l'abbiamo. Il controllo è un'illusione, come i confini, infatti un po' si parlano queste due parole. E cito nel libro una frase di Derrida che mi sembra tenere insieme queste due cose, quando dice: il corpo non ha organi ma soglie, ed è la stessa cosa. Se a corpo aggiungiamo corpo sociale, se ci pensiamo è un po' la stessa cosa, quindi non abbiamo organi, abbiamo soglie, siamo fatti di confini anche noi, ecco. La malattia li allarga un po' questi confini, quindi possiamo decidere, e a volte è una sinusoide, quindi insomma le viviamo un po' tutte queste emozioni, possiamo decidere se restare ingabbiati dentro questi confini e far sì che la condizione della malattia diventi identità, e anche qui
se ci ascoltiamo e dimentichiamo che stiamo parlando di malattia, stiamo parlando della paura del diverso, stiamo parlando della paura dei migranti, stiamo parlando dell'onda sovranista, è tutta la stessa cosa, è l'irrazionalità e la tifoseria versus la discussione e lo scavo verticale di un problema, è la stessa cosa. Oppure possiamo decidere che quella cosa lì diventa un cacciavite in più che mettiamo nella cassetta degli attrezzi, cioè un altro modo di aiutarci a guardare le cose del mondo e la vita. E finora, per me, perlomeno a fasi alterne, faccio in modo che sia così, che sia uno strumento di visione. Certamente non è facile, e certamente non è facile anche perché, esattamente come nella discussione sulle migrazioni, i fondamentalismi, i femminicidi, insomma, come la mettiamo, lo sfruttamento lavorativo, le condizioni dei braccianti, noi non ragioniamo, adesso non voglio fare la marxista per forza, ma non ragioniamo sulle cause delle disuguaglianze sociali, ma ragioniamo sugli effetti. Finché continuiamo a ragionare sugli effetti dei fenomeni, non ne modificheremo mai le cause. Questo, insomma, è purtroppo tristemente noto. Nel libro citi una pagina del tuo diario, no? In cui racconti cose che temo di non poter fare più. È dell'ottobre del 2017. Ti chiedo, anche per dare un messaggio a chi ci ascolta e che probabilmente in maniera diversa ma ha vissuto o che si è posto questa questione a partire dal febbraio del 2020, ti chiedo, l'hai già detto, sulla base della tua esperienza, che vale soltanto per quello che è la tua esperienza, ma anche una capacità di riflessione e di analisi profonda che manifesti anche rispetto all'intimo, al tuo vissuto personale, che consigli daresti o che cosa ti senti di dire a chi vorrebbe provare a vivere questo grande trasloco di fronte al timore di un mondo davanti che cambia? In fondo quello che ti è successo è stato anche quello che di fronte a te per un certo momento il mondo davanti a te ti è cambiato improvvisamente, no? Per qualcosa di inatteso, l'hai detto prima. Allora, io credo che noi dobbiamo riabituarci a due cose, e nel febbraio 2020 ce l'ha un po', come dire, è entrato senza chiedere il permesso. Dobbiamo abituarci a pensare che la scienza non è esatta, ma che per definizione è scienza perché procede per errori e correzioni. E quindi riabituarci, perché noi credo tutti, anche per la fortuna di avere il Servizio Sanitario Nazionale, ci siamo abituati all'idea che lo spazio medico sia uno spazio di guaritori, non sia uno spazio di negoziazione tra il corpo del paziente e il corpo della medicina. E invece la scienza giace precisamente in quello spazio di negoziazione, perché la scienza è scienza perché sbaglia e si corregge. Ora è evidente che quando abbiamo tutti a livello planetario paura di morire, non è che ce ne freghi molto che la scienza procede per errori, vogliamo che qualcuno ci dia un vaccino sporco e subito. Però è un'educazione che dobbiamo trattenere di questo anno e mezzo, cioè l'idea che l'idea generale che l'idea proceda per errori, e l'idea pratica e un po' prosaica che la scienza procede se si finanzia la ricerca. E questo, come dire, ed è la ragione per cui io oggi sono qua con te che serenamente parlo, e probabilmente se mi fosse stata diagnosticata la medesima malattia 30 anni fa ti parlerei da una sedia a rotelle. E invece io sono certa che se non io, mio figlio, ricorderemo la scoperta di una cura per questa malattia, che oggi non c'è e non c'è ancora, ma questo fa sì che la scienza proceda. E parallelamente alla scienza che procede, io credo che noi dobbiamo tutti riabituarci a, di nuovo, a due cose: a fare domande quando non capiamo,
perché essere, ricevere la diagnosi di una malattia non significa vivere in uno stato di minorità. Se ci sono delle cose che noi non capiamo, noi le dobbiamo chiedere, perché anche la lingua del malato e della medicina si muove in uno spazio di negoziazione, e il nostro corpo, quando parla e non viene compreso, si ammala di più, e quindi dobbiamo imparare a parlare una lingua che sia una lingua comune tra scienza e pazienti. E contemporaneamente, questo vale per le malattie, ma vale per le migrazioni, vale per le guerre, vale per i diritti abusati dei lavoratori, dobbiamo reimparare a chiamare le cose col loro nome, vero, col nome che gli è proprio, quindi non migranti, persone migranti, come le chiamano adesso le agenzie delle Nazioni Unite, quando non sanno come chiamarlo, quando non possono chiamarli rifugiati, le chiamano people of concern, persone di cui bisogna occuparsi e preoccuparsi. Non vuol dire niente. Addirittura l'acronimo dei documenti ufficiali li chiama POC. Ci sono 400.000 POC in Libia, perché non li possiamo chiamare rifugiati. Io la trovo una cosa che è a metà tra il demenziale e il glaciale, perché laddove c'è l'acronimo sparisce la parola persona, e quindi sparisce quella persona, e quindi sparisce la percezione che gli altri hanno di quella persona. E quindi ripartire da questo. Come si chiama una cosa? Si chiama migrante. C'è un altro modo per dirlo? C'è sicuramente un altro modo per dirlo. Grazie, grazie Francesca, e grazie per questa riflessione finale. Quindi la cura non è soltanto la cura, che diventa cura anche nel lessico, l'hai detto anche rispetto alla scrittura, e diventa anche cura del modo in cui ci si riferisce a ciò che viviamo. È una cosa che è già emersa appunto anche nell'incontro che abbiamo avuto in apertura del Grande Trasloco, la riflessione sulle parole con Michele Serra, ed è una riflessione come quella sull'inatteso che hai fatto emergere prima, che è un po' un filo rosso che sta unendo tante narrazioni qui all'interno del Grande Trasloco. Io ti ringrazio davvero tanto per essere stata con noi. Ricordo che questo è l'ultimo appuntamento con il Grande Trasloco prima della pausa estiva. Ci rivedremo da settembre, inaugureremo a settembre con il capitolo dedicato alla cura, e poi appunto andremo a parlare anche di lavorare, di come cambia il lavoro o di come dovrebbe cambiare nella nuova società che auspichiamo. Tutti gli appuntamenti, a partire appunto dal prologo con Michele Serra a marzo, si trovano sul sito ilgrandetrasloco.it. Di nuovo un ringraziamento a chi ci ha seguito in questi mesi, un ringraziamento a chi ci ha seguito questa sera, e un saluto a Francesca Mannocchi, la nostra ultima ospite prima della pausa estiva. Grazie, grazie Luca, grazie a voi, grazie.